Ci ripartiamo con i video per la gioia di qualcuno. Dietro di me c'è Loreto, la Basilica di Loreto, e quindi giù in fondo dovremmo riuscire a vedere il mare o comunque la costa, la Riviera del Conero. E allora sono passate esattamente 5 settimane da quando ho iniziato a correre, ad allenarmi, e ci sono voluti ormai centinaia di chilometri, ma sono riuscita ad uscire ben 3 volte a settimana, aumentando i chilometri ogni settimana. E poi sono stata ferma per circa 4 giorni per un'influenza. Ho cercato di integrare la passeggiata e la corsa con gli addominali, gli squat, grazie al gruppo Facebook di Workout Italia, che ci danno anche diversi consigli e programmi da seguire. E oggi inizierò con la corda, quindi a saltare la corda, così come facevo quando avevo 15 anni per prepararmi per la stagione ciclistica. E quindi insomma all'incirca ci vuole un mese per iniziare ad allenarsi senza soffrire e da vedere i primi risultati. Quindi ci vuole pazienza, questo è normale, ci vuole pazienza per vedere il dimagrimento e soprattutto la resistenza fisica che cambia. Quindi se prima riuscivo a fare qualche addominale, ora riesco a fare diversi minuti di addominali senza rischiare il collasso. C'è però una cosa che un risultato che è subito visibile e che si nota appena una persona comincia ad allenarsi e comunque a cambiare stile di vita e la routine. Il primo risultato è il benessere psicofisico, quindi stai bene dal primo giorno, mentre per vedere risultati sulla bilancia e per vedere un po' di addominali o comunque riuscire a piegarsi con facilità, con più elasticità, ci vogliono 3-4 settimane. Per stare bene, respirare aria nuova e sentirsi bene dentro mentalmente, fisicamente, basta la prima volta, quindi dopo il primo allenamento si cambia. Quindi ecco, di nuovo direi che un buon valido motivo è per stare bene subito. Per vedere invece dei cambiamenti sostanziali ci vuole pazienza e tempo. Oggi vado di camminata perché ho voglia sia di camminare, di ascoltare della musica, e poi quando torno invece farò gli allenamenti a terra. Ciao ciao!